Di corsa sulla cima più alta dell'Appennino da tutto il mondo è 100, competizione di trail internazionale che costituisce l'ultima tappa di una serie di sfide che si sono disputate in 6 paesi. Da tutto il mondo arriveranno all'Aquila il prossimo fine settimana, dal 21 al 23 ottobre, tantissimi atleti da ogni paese. 160 km da percorrere a piedi sulla montagna più aspra dell'Appennino, un montepremi importante e un crowdfunding per diventare protagonisti dell'evento. Sono questi alcuni tra i tratti caratterizzanti il gran finale di stagione, con arrivo nel centro della città dell'Aquila della 100 World Series. Il percorso, immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, prevede l'attraversamento del suggestivo altopiano di Campo Imperatore, di borghi come Calascio e la sua magica rocca, Santo Stefano di Sessanio, il passaggio sulle sponde del lago di Campotosto. Alla conferenza stampa in comune il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente del comitato esecutivo L'Aquila Città Europea dello Sport, in cui l'evento si inserisce, Bizzarri, l'assessore comunale dello Sport Colonna, l'organizzatore Camillo Franchi, presidente di Atleticom SD, il direttore di gara Igor Antonelli, il direttore generale Arta Maurizio Dionisi e Maurizio Moro dell'associazione Luca Moro. L'evento infatti è partner dell'associazione Moro, a cui è intitolata la 15 km non competitiva. E questo è il motivo per cui siamo riusciti a portare questa gara, che fa parte di un circuito internazionale che appunto è abituato a competere prevalentemente, per quello che riguarda l'Europa, nelle Dolomiti. E per noi appunto invece il Gran Sasso è l'espressione più alta e più bella come testimonianza delle bellezze del nostro territorio italiano nella sua interezza. Abbiamo la qualità dell'aria monitorata di continuo per permettere agli atleti, sia in fase di partenza che in fase di arrivo, dato che ricordo che in parte è un urban trail, ovvero che riguarda anche parti cittadine, di poter correre in un ambiente incontaminato. È una novità che un'agenzia per la tutela dell'ambiente collabori ad una gara internazionale di questa importanza. È uno dei primi passi dell'Abruzzo Regione del Benessere. Tra gli atleti, Morgan Pilley, australiano adottato da Terni. Una zona, la terra qui è proprio incredibile. Per una gara così, una post, non possibile meglio, questo è proprio top. Sarà difficile dal punto di vista tecnico? Sì, un po' l'Abruzzo sembra un po' selvaggio e quindi per noi atleti una gara più insolito, sicuro veri poche persone proprio fuori in mezzo di montagna e quindi una gara anche dura della testa, non solo fisicamente.